Amici della Pallanuoto, neppure il tempo di verificare la scorsa giornata, che si sono già disputate alcune partite della giornata prossima, in quanto anticipo. Di tutto questo parleremo sempre in lotta con i tempi, con chi? Con i nostri ospiti. Massimo Giacoppo, Prorecco, nazionale, ricordiamo solo, argento alle Olimpiadi di Londra, argento in World League, argento in campionati europei. 6 scudetti con la Prorecco e, se non sbaglio, 4 Coppe dei Campioni. Esatto. Scusate se è poco. Buonasera. Grazie di essere con noi. Raffaele Di Noia, giornalisti non hanno titoli, bensì anima, uno dei più grandi giornalisti del settore pallanuoto. Grazie Raffaele. Grazie di essere a te, con noi, anche perché non vieni da Genova, vieni da fuori, come pure Massimo. Allora, prima ancora di parlare dello specifico, andiamo a bomba, vediamo che cos'è successo nell'ultima giornata, brevissimamente, e poi ritorneremo in studio per discuterne. La novità della giornata è certamente la Canottieri Napoli, alcune stagioni fa in A2 e ora terza forza del campionato. Qualifica questa, ottenuta dai ragazzi del Molosiglio, battendo in una partita tiratissima lo Sport Management Verona per 9-8. Nessun ostacolo per il Recco a Trieste dell'ex Filippo Ferreccio 10-2 e 4 gol di Dusan Mandic, top scorer della giornata, ma anche per il Brescia. In coda, il Sori fa un passo indietro e perde al Foro Italico una gara in cui la Roma Visnova sta sempre in vantaggio con le triplette dell'immarcescibile Calcaterra, 40 anni, e Jacopo Mandolini, ossia la coppia di Centroboa. Buon per i Granata Liguri che il Bogliasco Bene, settima forza del campionato, batta la Florenzia seppur di un gol e tenga così ferma in basso la squadra di Vannini. Che la Carisa Savona superi una Lazio per 9-7, la quale dopo il cambio di guida vittorioso Formiconi appare oggi assai grintosa. E che il Posillipo passi sull'Ortigia per 11-5, ma con gli Aretusei in lotta comunque fino agli ultimi 8 minuti. I biancoverdi, in lotta per non retrocedere, vantano tuttavia un cannoniere fra i primi 10 assoluti del campionato, Camilleri, oggi secondo, e Danilovic. Massimo, ci portiamo un attimo avanti. Ieri sera, e poi ne parleremo con le immagini filmate, vi ho visto con l'acqua chiara. Tu mi dici non è stata la più bella partita, io personalmente ho avuto l'impressione di una squadra stellare ieri sera. È stato demerito dell'acqua chiara, a cui avete concesso 5 gol soltanto, oppure siete in un momento strepitoso? Allora, da premettere, il mio non è stata una bella partita, detto in riferimento al rendimento che abbiamo normalmente, che è effettivamente molto alto. Sono state delle partite veramente di alto livello, soprattutto dal punto di vista del gioco, al di là del risultato. Ieri effettivamente abbiamo giocato molto bene, l'acqua chiara ha espresso comunque quello che poteva esprimere, cioè un ritmo alto, dei buoni tiratori da fuori, però comunque li abbiamo arginati molto bene e abbiamo imposto il nostro ritmo. Bene, ci torneremo fra un attimo, andiamo a bordo vasca ancora al Foro Italico di Roma, andiamo a sentire due giocatori del Sori che hanno perso questa partita con la Vis Roma, che abbiamo seguito, che sono due difensori, vediamoli. Sì, un po' tardiva, dobbiamo entrare più velocemente in partita e dobbiamo essere più grintosi e dobbiamo pensare a noi stessi, poi non dobbiamo dar colpe a arbitri, cose varie, dobbiamo lavorare, stiamo lavorando parecchio e il lavoro speriamo che porti a fare del bene, dai, a migliorare. Il tuo gol è arrivato puntuale. Sì, vabbè, ma io non penso ai gol che faccio, penso che vinca la squadra. Migliorarci sempre, giorno dopo giorno, con l'allenatore, per le partite che ci aspettano in casa, che Trieste, la partita stavo a Trieste, poi c'è la lunga sosta che ci aiuterà l'avanzo sicuramente. Raffaele, torniamo sulla loro squadra. Parlavamo prima fra di noi della velocità di circolazione nell'uomo in più, che è secondo me impressionante. Sì, è qualcosa di incredibile. Tra l'altro è uno spettacolo proprio anche per il pubblico, per gli occhi. Penso che anche gli avversari quest'anno si divertano a guardare il Recco, perché hanno un tasso tecnico e, ripeto, di pallanuoto giocata che è incredibile. L'uomo in più è la massima esaltazione della loro capacità tecnica, perché non si vede così spesso nel nostro campionato, specialmente la palla girare a quella velocità e con quell'inventiva. Certo. Andiamo a sentire invece Cristiano Ciocchetti, un passato nella Lazio, poi ha fatto il transfuga, insomma un po' il traditore, tra virgolette, adesso è il mentore della Roma Visnova di Ferrara. Cristiano, continua questa progressione della Roma Visnova, che cosa vi ripromettete a questo punto? Volete parlare ancora di salvezza? No, sì, parliamo ancora di salvezza, perché avevo detto che questo campionato una settimana stai bene, una settimana stai giù, quindi è ancora difficile, noi ci aspettano due partite difficilissime, il derby con la Lazio venerdì e quando rientriamo
Abbiamo a casa il Bogliasco. Già se vinciamo quelle due partite o almeno una di quelle possiamo pensare a qualcos'altro, ma finché non abbiamo messo nel cassetto queste due vittorie non possiamo permetterci di pensare a qualcosa di più che sia la salvezza. Massimo, due domande velocissime. Una curiosità: perché quella bella, direi, innovativa calottina arancione con cui avete giocato ieri? E secondo, domanda che tutti vi rivolgono: che cosa vi ripromettete quest'anno, visto che siete campioni d'Italia, d'Europa, eccetera, eccetera? Beh, la calottina è stata un'idea ovviamente della dirigenza, è stata ben accettata tutta la squadra, perché comunque quando d'accordo, c'è qualcosa di innovativo, qualcosa di colorato e diverso, va sempre bene. E per quanto riguarda le nostre aspettative, è semplice, dobbiamo semplicemente vincere tutto. C'è Pallanuoto Italia che punta da parecchio tempo sul colore, sul innovamento probabilmente, anzi, avranno anche un pullman di tifosi che vi verranno a vedere sabato con lo Jung direttamente da Milano, proprio per fare folklore e colore. Una Pallanuoto che tutto sommato è sempre stata bianco, nera, massimo blu, senza troppi colori. Va bene. Passiamo ancora a vedere Jacopo Mandolini, il secondo centroboa più redditizio, un giocatore che pratica pallanuoto anche d'estate, l'abbiamo visto anche a Sturla nel torneo del mare, quindi praticamente non si fa mai mancare questo sport nemmeno nei momenti di tranquillità. Sì, guarda, oggettivamente bisogna dare merito alla società di aver investito molto quest'anno e di aver creato una rosa molto più competitiva rispetto a quella dell'anno scorso, e già insomma i primi risultati lo hanno testimoniato. E per quanto mi riguarda, sono tornato perché ho trovato interessante il progetto della Roma Visnova e ho potuto incontrare anche, diciamo, mettere in pratica alcune esigenze lavorative, alcune opportunità che si sono proposte dopo la laurea. Quanto è importante Ferraro per voi? Ferraro è un uomo molto carismatico e ha tirato su una società solida e molto, diciamo, molto importante, molto rispettata nel panorama laziale, quindi è un personaggio veramente molto importante per noi. Massimo, tu vieni da Messina, lo ricordiamo, sei laureato, a dimostrazione in che cosa esattamente? Economia del turismo. A dimostrazione del fatto che questo è un ambiente in cui i giocatori non hanno il livello intellettuale dei ciclisti anni 50 o 60, ma insomma parecchi sono laureati. La pallanuoto in Sicilia, che cosa manca per decollare? Tu praticamente le girate tutte, perché Messina, Nuoto Catania, Ortigia, ti manca il Telimar Palermo, però sono tutte, come dire, realtà lì da venire ma che non si concretizzano. Che manca? Beh, c'è da dire che comunque la Sicilia parte già svantaggiata perché ha delle difficoltà sul budget non indifferenti, perché se consideriamo le trasferte che deve affrontare ogni anno una squadra siciliana, venire tantissime volte in Liguria o a Brescia o a Firenze, ogni volta bisogna prendere un aereo e quindi sono delle spese non indifferenti per delle piccole società come sono quelle siciliane. Cioè, da dire che comunque sono dei movimenti che stanno prendendo piede, come quello di Catania, quello di Siracusa, comunque ci sono anche dei giovani interessanti su entrambi i panorami, per cui speriamo che si possa fare sempre meglio. E occorrono anche presidenti come Marotta e il compianto presidente del Catania, no? Che ha tenuto grande questo Nuoto Catania fino a quello che è successo. Allora, io direi di parlare un attimo di piscine, nel senso che la settimana scorsa noi abbiamo, come dire, glorificato gli 80 anni dello stadio del nuoto a Genova, però abbiamo una piscina bellissima che è quella di Sori, in cui voi avete eletto la vasca di casa, ce ne sono altre, la Sciorba, Lago Figoi, insomma in Liguria non stiamo male come vasche, in realtà come Roma e Napoli, la casa dello Scandone sotto gli occhi di tutti, ci sono problemi grossi. Andiamo a vedere quello che oggi abbiamo chiamato il caso in 40 secondi e poi ne parleremo con i diretti interessati. Piscina Scandone, svuotata e tre squadre di A1 emigrate a Santa Maria Capua Vetere per la loro attività. È la terza volta che succede in 3 anni. A Roma, il centro salari ha costruito nel 2005 con i fondi del Mondiale nel parco fluviale del Tevere, con 2 piscine olimpiche a 10 corsie, una all'aperto, una coperta, più una vasca da 25, in cui ha trovato spazio la Lazio Nuoto, sgravando il vetusto Foro Italico dalla congestione. Oggi appare così,
una cattedrale nel deserto, chiuso, con lucchetti ovunque. L'attività di almeno quattro squadre romane si riversa dunque su un impianto fatto costruire dal regime fascista, monumentale, bellissimo, storico ma congestionato e in apparente degrado a causa della difficoltà di gestione con la presenza di così tanti utenti. Che succede negli impianti italiani? Questo è il punto di domanda, a cui cercheremo di dare risposta con gli interlocutori futuri. Noi intanto siamo in chiusura della prima parte, ti chiedo allora una valutazione su Massimo Giacopo. Tu l'hai tenuto a battesimo, segui il Savona, lui prima del 2000, dopo il 2006 è stato di nuovo è stato a Savona per tornare poi a Recco. È maturato tecnicamente, moralmente? Io ho una mia idea su di lui, che sia in sedicesimo, anche se nessuno lo dice perché è definito difensore, un universale. Ne ho conosciuto a pochissimi nella mia vita, lui fa tutto, non so in porta, non l'ho mai visto, però centroboa l'ho visto tante tante volte. Sì, sono perfettamente d'accordo. A Savona diciamo che l'impressione che possiamo avere, ricavarne a posteriori, è stato che a Savona abbia preso la spinta per fare il definitivo salto di qualità verso la carriera eccezionale che sta facendo, che ha fatto. Forse Savona ha, per paradosso, migliorato le sue capacità di difensore, perché a Savona si punta molto su questo. Con Mistrangelo. Però non appena ha avuto campo libero di potersi esprimere al meglio anche in altri ruoli, sono d'accordo con te, uno degli universali più interessanti che ci siano, anzi ha fatto un salto di qualità esponenziale negli ultimi anni. Bene, te l'aveva mai detto nessuno? No, è la prima volta, grazie. Però bene, ci fermiamo qualche attimo per alcuni suggerimenti commerciali, poi nuovamente in studio fra pochissimo.